Oggi, 27 gennaio 2024, giornata internazionale in memoria delle vittime dell'Olocausto, desidero riprendere il filo di una storia familiare che avevo iniziato a raccontare 3 anni fa, il 27 gennaio 2021, che coinvolge la famiglia di mio marito, Alyosha Volcic, che parte dalla Cecoslovacchia, attraverso la Slovenia, arriva fino in Italia, in particolare in Calabria, nel campo di concentramento di Ferramonti, del quale vorrei raccontare qualcosa oggi. Una coppia di ebrei di Brno scappa, e raggiunge Lubiana. E lì i genitori di mio marito, decidono di nasconderli, di ospitarli. Mio marito non era ancora nato. Era nato Demetrio Volcic, mio cognato, il noto giornalista, tutte le volte che abbiamo parlato di quel periodo, della guerra, ecco, ricordava con precisione, con attenzione, questa coppia che la famiglia stava nascondendo. Ebbene, Lubiana viene invasa e questa coppia deve scappare. Viene in Italia e raggiunge in qualche maniera il campo di concentramento di Ferramonti. E questo, campo per loro, come per tutti gli altri internati, ha costituito la loro salvezza. E vorrei raccontare proprio di questo, della straordinarietà di questo campo, del suo direttore e del suo eroismo. In questo campo si viveva, si sopravviveva, ma non nelle condizioni terribili riservate agli altri prigionieri degli altri campi di concentramento, per non parlare dei campi di sterminio. Perché? Per l'intelligenza, per la bontà, per l'umanità, la straordinarietà del suo direttore, il quale consentiva un'interazione continua con gli abitanti della zona, il che ha significato per gli abitanti del campo, per gli internati, anche delle razioni alimentari quotidiane, completamente diverse da quelle razioni insufficienti che venivano somministrate negli altri campi. E la popolazione interagiva con loro e dagli abitanti del campo ricevevano tanto, perché ricevevano cure mediche, ricevevano aiuto da un punto di vista anche culturale, perché nel campo il direttore consentiva attività culturali, attività artistiche, ludiche, si giocava a scacchi. Dunque, queste condizioni di vita pseudo-normali consentirono a tutti quanti gli abitanti del campo, prigionieri del campo, di sopravvivere senza stenti. Ma la sopravvivenza vera e propria alla guerra arrivò proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando, una volta che la guerra era persa, i tedeschi battevano la ritirata, tornando a nord e quindi cercando di distruggere le prove dei loro abomini, delle loro crudeltà, delle loro mostruosità, passarono anche da Ferramonti. Ecco, che cosa fece il direttore del campo? Quale fu l'idea straordinaria di questo direttore? Bene, per salvare i propri internati, trasferì tutte le persone abili nelle case degli abitanti della zona, dove rimasero nascosti. Rimasero nel campo solo i malati, le persone che non si potevano muovere, non potevano essere trasferite. E il direttore del campo collocò ben in vista la bandiera della peste. A quel punto i tedeschi, vedendo quella bandiera, temendo un contagio, preferirono non entrare nel campo, quindi lo superarono senza distruggerlo e senza
costringere i poveri ammalati a quelle ultime marce della morte che tutti quanti noi ben conosciamo. Ecco, con questo gesto eroico, coraggioso, con il quale il direttore ha giocato tutto per tutto, rischiando anche la propria vita, ecco, con questo gesto il direttore ha salvato le vite di tutti quanti. Di questo campo non si parla abbastanza, purtroppo, e si dovrebbe parlare, se ne dovrebbe raccontare la storia ai ragazzi nelle scuole. E con questo video quindi io desideravo ardentemente trasmettervi questo messaggio ed è il messaggio del coraggio, di una persona che è stata in grado con un solo gesto di salvare la vita di tanti. E dunque mai voltarsi dall'altro lato, mai girare lo sguardo, assumersi sempre le responsabilità, avere il coraggio di scelte anche difficili, anche a costo di rischiare. Questo è quello che io penso, questa è la mia filosofia di vita, questo è il mio modo di pensare. E dunque commemoriamo insieme questo giorno ricordando le vittime dell'Olocausto. E diciamoci sempre inorriditi e distanti da tutti gli abomini, da tutte le persecuzioni, dalla xenofobia, dal razzismo, dai genocidi, da tutti quegli orrori che la storia ogni tanto ci ripresenta e che io vorrei tanto non vedere più. E dunque vi sarò grata se vorrete diffondere questo video e raccontare così la storia di Ferramonte.